Marta, c'è da voltare pagina, c'è da dimenticare il pareggio di Roma e c'è da tornare alla vittoria. Sì, assolutamente sì. Roma è stata una partita comunque che non è andata come doveva andare, però non possiamo soffermarci su questi. Su partite come queste, giusto, è stata analizzata, continuiamo a farlo in questi ultimi 2 giorni per evitare che accadano di nuovo, però già da sabato dobbiamo riprendere il cammino che avevamo lasciato con una bella vittoria. È un Bari che sì, ultimo in classifica, ma non bisogna sottovalutarlo perché proprio con le grandi, vedi con il Brescia, ha ottenuto dei risultati inaspettati. No, certo, assolutamente, noi non dobbiamo sottovalutare nessun avversario e è stata dimostrazione appunto la partita del Bari col Brescia o di noi con la Roma. È stata la nostra forza lo scorso anno di non aver mai perso punti con le squadre cosiddette piccole e quindi è bene che insomma sabato ci siano i 3 punti, ci sia una bella prestazione che farà morale oltre che i 3 punti che servono. Dai, partiamo da sabato scorso, da quel gol tuo appena entrata che avevi siglato, un gol buono per tutti, non per l'arbitro, e quel gol ci è costato 2 punti, quel gol mancato. Sì, è stata dura da digerire, soprattutto perché quei 3 punti erano fondamentali per rimanere agganciati alle prime. Siamo ancora lì perché fortunatamente anche loro hanno pareggiato, però insomma, i 3 punti ci stavano, visto anche poi le immagini che il gol era regolare. Purtroppo l'arbitro Guardarini hanno visto così e quindi dobbiamo dare di più e tentare di combattere anche questa sfortuna un po' che abbiamo. Sabato arriva il Bari, è l'ultima squadra in classifica, ma a questo punto non bisogna sottovalutare nessuno. Direi di no, e sono sicura che la partita di sabato ci servirà di lezione. Anche perché abbiamo avuto tante occasioni, ma le abbiamo avute soprattutto il secondo tempo, quindi dobbiamo partire meglio rispetto contro la Roma, per far gol subito e chiudere la partita il prima possibile.